Spargendo il suo seme, sputando e piangendo, Atum diede origine agli dei e poi agli uomini. E un giorno quella vita regalata se la riprenderà. Ma il Nun, cos'è se non lo specchio del Nilo? Il misterioso fiume, signore dei pesci, che porta con sé la vita e anche la morte. Tutti sanno quanto devono al fiume. Per questo il paese è anche chiamato Kemet, la terra nera, la piana alluvionale da coltivare, la civiltà. Oltre questa c'è Deshuret, la terra rossa, il deserto dei nomadi selvaggi.